Cominciamo una nuova lezione in piedi sul tappetino, occhi chiusi per qualche istante, per cercare di concentrarci, di essere presenti qui ed ora, con dei respiri profondi ed intensi, a cercare di capire che il nostro corpo è stabile sul nostro tappetino. Inspira sulle braccia, espira lentamente fuori l'aria e giù le braccia. Inspira su ed espira fuori l'aria e giù le braccia. Ancora uno, inspira ed espira fuori l'aria, giù le braccia. Facciamo dei respiri profondi e intensi, poi piano piano rotazioni della testa molto delicatamente, facciamo un cerchio per uno senza andare mai troppo indietro, per due, tre. Quattro, molto delicatamente, sempre lentamente. E cinque, completiamo il giro, respiriamo. Una volta completato il giro, cambiamo direzione per uno, tre. Quattro e cinque, completiamo il giro sempre lentamente, poi torniamo al centro, dei respiri intensi e profondi. Portiamo l'orecchio alla spalla, mano sulla testa ad allungare il collo delicatamente. Respiriamo profondamente. Sciogliamo, respiriamo e andiamo dall'altra parte, orecchio alla spalla, mano sulla testa delicatamente, allunghiamo il collo, respiriamo. Piano piano portiamo tutte e due le braccia sulla testa, gomiti uniti, abbassiamo il mento al petto, guardiamo in basso e respiriamo profondamente. Sempre respirando, risolleviamo la testa, piano piano sciogliamo le braccia, poi apriamo e chiudiamo i palmi delle mani e le dita, cerchiamo di riattivare la circolazione, lo facciamo per circa 10 volte, aprendo e chiudendo bene, proprio come se avessimo una pallina tra le mani da schiacciare. Respiriamo e apriamo e chiudiamo. Poi le portiamo davanti a noi, le mani davanti al petto e continuiamo a fare lo stesso lavoro. Apri e chiudi mentre si aprono, laterale. Apri e chiudi e giù. Scuotiamo un po' le dita, scuotiamo un po' le mani, anche con un po' di forza. E respiriamo profondamente. Poi gambe tese, rotazione del bacino. Proviamo a roteare completamente per due. Giri completi, tre. 4, 5, completiamo il giro e poi l'altra direzione per 1, per 2, 3, 4,
5, completiamo. Respiriamo, allunghiamo bene una gamba e appoggiamo a terra per 2, gamba tesa, quindi un lavoro di caviglia, 3. Continuiamo, 4 e 5, rimaniamo sulla punta, gamba ben distesa, giriamo la testa e il lato opposto, guardiamo in alto e apriamo bene il petto e respiriamo profondamente. Respiri profondi e lunghi, poi portiamo giù il piede, respiriamo e delicatamente andiamo dall'altra parte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, respiriamo, rimaniamo su, giriamo la testa, guardiamo in alto, apriamo bene il petto. Respiri profondi e intensi. Ok, piano piano torniamo con i piedi un po' ravvicinati e andiamo a camminare sul posto, alzando bene le punte, accentuando bene il movimento. Con tutta la gamba la stendiamo bene, poi la pieghiamo, una camminata sul posto, quasi una marcia, quindi ad accentuare anche il movimento dei fianchi. Respiriamo profondamente e ancora andiamo avanti, sempre sul posto. Naturalmente respiriamo, non dimentichiamo di respirare. Ancora bene sulle punte. Ok, apriamo bene le spalle. Respiriamo ancora per qualche secondo. Siamo nella posizione di Tadasana, la montagna, petto aperto, alti, belli, forti come una montagna. Poi passiamo all'albero, appoggiamo a terra sul polpaccio oppure dentro all'interno coscia la nostra gamba, a seconda del nostro equilibrio. Il busto ben squadrato, mani davanti al petto. Per l'equilibrio possiamo fissare un punto davanti a noi o se siamo all'inizio possiamo mantenere il piede a terra. Respiriamo e cerchiamo di mantenere la posizione. Respiri profondi e lunghi, i gomiti alti. Sempre respirando, sciogliamo le braccia, sciogliamo la gamba e torniamo a posizione centrale. Spostiamo il peso sull'altra gamba, ancora appoggiamo a terra sul polpaccio o se ce la facciamo direttamente nell'interno coscia, se abbiamo abbastanza equilibrio, fissando un punto davanti a noi se siamo all'inizio. Busto squadrato, mani davanti al petto. Respiri profondi e intensi. Manteniamo i gomiti sempre alti, guardiamo davanti a noi per l'equilibrio e respiriamo profondamente. Piano sciogliamo le braccia, la gamba, torniamo in Tadasana, respiri a polmoni pieni, profondi ed intensi, il respiro che cura, il respiro che ci aiuta. Poi ci giriamo lateralmente sul tappetino per avere spazio sulle braccia a controllo di postura, quindi guardiamo di fronte a noi la schiena dritta con la naturale curva, cerchiamo di spingere le braccia verso l'alto il più possibile e respiriamo profondamente. Respirando, scendiamo piegando le ginocchia e lasciando libere le braccia di dondolare. Riposiamo la testa, le braccia sono a terra, le ginocchia piegate.
Respiriamo profondamente. Abbandoniamoci a questa sensazione di rilassamento. Poi, sempre con le ginocchia piegate, riportiamo su le braccia e con un respiro sciogliamo la posizione. Apriamo bene petto e spalle. Respiriamo profondamente, intensamente, per qualche secondo in questa posizione. Respira profondamente. Sulle braccia di nuovo, a cercare il cielo ancora, a sentire ancora la nostra schiena con la sua curva naturale. E respirando pieghiamo le ginocchia e dondoliamo in basso, lasciando libere le braccia. Rilassiamo la testa, rilassiamo tutto il corpo e respiriamo profondamente. Piano piano, senza rialzarci, con le mani ci portiamo in avanti sul tappetino, più lontano possibile. Poi allontaniamo anche le gambe, proviamo ad entrare nella nostra panca, Palakasana, facendo attenzione a tenere le braccia sotto le spalle, non troppo alte, non troppo in basso col sedere, ma una linea perfetta. Possiamo guardare in basso o di fronte a noi. Respiriamo profondamente e intensamente. Respirando, pieghiamo le ginocchia, senza appoggiarle, camminiamo all'indietro. Poi spingiamo la schiena, allunghiamo le gambe sul tappetino e respiriamo profondamente. Possiamo anche divaricarle più o meno quanto la larghezza del tappetino per il nostro cane a faccia in giù. Guardiamo l'ombelico o le ginocchia. Respiriamo profondamente. Non è necessario toccare per forza terra con i talloni, ma possiamo mantenere le gambe piegate. Respiriamo profondamente. Respirando, pieghiamo di nuovo le ginocchia, ci portiamo quasi in quadrupedia, ma le ginocchia non toccano terra, siamo sollevati, il peso sulle punte dei piedi e sulle nostre braccia. Respiriamo e facciamo forza sui nostri addominali, che sono forti e ci sorreggono. Poi camminiamo in avanti e piano piano rientriamo nella nostra panca. Respiriamo profondamente. Controlliamo sempre la linea, possiamo guardare in basso o di fronte a noi. Se è troppo faticoso, appoggiamo le ginocchia a terra. Poi piano piano ci appoggiamo scendendo a terra, fronte a terra, pancia a terra e ci riposiamo per qualche istante in questa posizione. Respiriamo e riposiamo. Riposiamo a terra con la fronte, con la pancia, i piedi, tutto che si riposa, poi mani accostate al petto, gomiti chiusi, saliamo in un piccolo cobra. Guarda di fronte a te, tieni i gomiti ben accostati al corpo, il pube ben attaccato a terra sul pavimento e respira. Poi piano piano fatti forza sulle braccia, solleviamo il sedere. E ci portiamo in quadrupedia a quattro zampe con le punte dei piedi a terra. Solleviamoci ancora una volta in cane a testa in giù. Piega le ginocchia se hai bisogno, oppure puoi stendere le gambe verso terra. Cerca di guardare l'ombelico e le ginocchia, di appiattire la schiena il più possibile e respira profondamente.
Respirando, fatti forza nelle braccia, entriamo come nella panca. Un respiro ancora profondo e tutto un lavoro di core, di addome, di spalle, di braccia. Stiamo lavorando tutto il corpo. È chiaro che stai sentendo un po' di fatica, quindi respira profondamente. Se è troppo, appoggia le ginocchia a terra. Altrimenti andiamo avanti portando un piede fra le due braccia. Respira, portati con le braccia in avanti in modo da divaricare un po' le gambe. Le gambe si avvicinano. Respira profondamente, devono essere tese, i piedi paralleli. Rilassa la testa, appoggia le mani a terra, se non ce la fai puoi usare un blocchetto o puoi anche usare solo la punta delle dita, non c'è bisogno di arrivare per forza a terra. Respira profondamente, poi sposta una mano al centro del tappetino e l'altro braccio sale verso il cielo e guarda la mano verso il cielo, quindi cerca di aprire il più possibile, gambe tese. Respira profondamente. Sempre respirando, porta giù il braccio che è in alto, piazzalo al centro del tappetino e solleva l'altro, aprendo il più possibile. Braccio verso il cielo, sguardo verso le dita in alto, gambe tese e respira profondamente. Con un bel respiro porta anche l'altro braccio a terra, avvicina un po' le gambe piegando un po' le ginocchia, poi quando le gambe sono vicine piega le ginocchia e piano piano le portiamo a terra. Vajrasana, diamante, sedute sui talloni oppure su un cuscino, non è un problema, petto bene aperto e respiri profondi e lunghi. Poi piano piano ci portiamo proprio seduti a terra, con le gambe incrociate leggermente, non troppo, abbastanza larghe. Apri bene il petto, attiva l'addome, respira profondamente. Cerca di sentire il tuo corpo, cerca di sentire il tuo respiro, cerca di sentire tutti i tuoi organi viventi. Mi giro così ti faccio vedere la posizione. Le gambe restano incrociate, le mani dietro la schiena, ad aprire bene il petto. Cerca di farti forza con le mani, puoi appoggiarle a terra tutte completamente, puoi appoggiare i pugnetti in questo modo o a metà e poi sollevi leggermente il bacino senza muovere le gambe per uno. Fai un bel respiro e due, espira. Inspira quando vai su ed espira quando scendi. Inspira, vai su ed espira quando scendi. Ancora inspira, resta su, espira restando su. Respira normalmente. Senti tutto il tuo corpo. Poi piano piano delicatamente scendi con i glutei e sciogli le gambe sul tappetino. Fai dei bei respiri, scivola verso il tappetino in modo da poterti piano piano stendere, schiena a terra, abbraccia le gambe, porta le ginocchia al petto, fai dei bei respiri profondi e cerca ad ogni respiro di avvicinare le ginocchia sempre di più al petto.
Respira e piano piano solleva le gambe completamente tese verso il cielo, completamente dritte, spalle ben attaccate a terra, piedi a martello, quindi che puntano verso il basso, e respira profondamente. Non è facilissima questa posizione, però impegnati solo a sentire la distensione della gamba per il momento. Respira profondamente. Respira, poi piano piano piega di nuovo le gambe, incrocia le caviglie e portale su quasi facendo un lancio per uno, vicino alle ginocchia, allunga con le caviglie incrociate due, ancora ginocchia e allunga tre, ginocchia, quattro. E poi ti abbracci di nuovo le ginocchia al petto e respira profondamente. Piano piano porta i piedi a terra, avvicina i talloni ai glutei il più possibile. Se ce la fai puoi prenderli, altrimenti li lasci più vicini possibile ai glutei. Le gambe parallele, solleva leggermente il busto, il bacino e giù. Inspira, solleva il bacino, mantieni le gambe parallele senza allargarle, espira, vai in giù. Inspira sul bacino ed espira in giù. Inspira, fai forza con i piedi ed espira in giù. Inspira, portati su, incrocia le mani sotto i glutei, cerca di spingere in più in alto possibile senza divaricare le ginocchia devono rimanere parallele. Respira profondamente. Piano piano fai scendere i glutei e il bacino. Abbraccia le ginocchia, se hai bisogno dondola un po' sul tappetino, senti il massaggio nella fascia lombare se ne hai bisogno e respira profondamente. Piano piano riporta i piedi a terra. Poi allunga una gamba, allunga il piede in fuori, gamba distesa e andiamo a fare dei giri per uno, gamba distesa, due, tre, quattro e cinque. Cambia direzione, uno, sempre più in alto e sempre più ampio, due, 3, 4 e 5. Portalo su, resta con la gamba sollevata, il piede punta sempre verso l'esterno, respira. Poi piega delicatamente e porta giù il piede, respira, solleva l'altro, distendilo, piede in fuori, cominciamo con i cerchi per uno, per due, per tre, per quattro, giri completi e cinque, poi cambia verso per uno, per due, per tre, 4 e 5.
porta la gamba più in alto, verso il cielo, il piede punta verso l'esterno, verso fuori, respira profondamente. Piano piano piega la gamba, riportala a terra, scendiamo lungo il tappetino completamente, mani sopra la testa ad allungarci, piedi uniti in uno stretching totale profondo, come se qualcuno ci tirasse da un lato e dall'altra. Non è una posizione di rilassamento, tutto il corpo è in tensione. Respira profondamente e intensamente. Respirando, piano piano porta le braccia verso il cielo con le dita delle mani bene aperte, la spalla ben attaccata al tappetino, i piedi e le gambe restano nella stessa posizione di prima. Respira profondamente e intensamente. Piano piano rilassa le braccia, portale a terra, rilassa anche un po' le gambe, i piedi si divaricano leggermente, fai dei bei respiri profondi e intensi. Siamo arrivati alla nostra ultima posizione, Shavasana Savasana, respiriamo, una posizione che ci aiuta a raccogliere tutti i benefici delle altre posizioni. Abbiamo respirato, abbiamo dato forza ed energia al nostro sistema immunitario, abbiamo portato calore, abbiamo riattivato la circolazione e abbiamo dato ossigeno. È tempo quindi di respirare profondamente, di respirare lentamente e di dire grazie per il lavoro che hai fatto finora. Facciamo dei bei respiri profondi e intensi e piano piano impara a rallentare il respiro. Inspira lentamente ed espira sempre più lentamente. Respiri lunghi e profondi e ad ogni respiro ci sentiamo sempre più grati e più rilassati. Resta qui ancora per qualche istante prima di sollevarti. Namaste.